Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Due comuni per una palestra, quando si dice lavorare in sintonia. 122 luglio 2018 di Marco Rabboni per TC100 Web TV online taccuinocentese.it. Dopo l'accantieramento della nuova palestra di Bevilacqua, frazione al confine tra due comuni, 100 in provincia di Ferrara e Crevalcore in provincia di Bologna, avvenuto martedì 17 luglio della settimana scorsa, alla presenza di Fabrizio Toselli, sindaco di 100, e di Claudio Broglia, sindaco di Crevalcore, domenica mattina 22 luglio, sempre a Bevilacqua e sempre nel cantiere davanti a un folto pubblico composto tra l'altro dai componenti delle associazioni locali che si sono attivate per la buona riuscita dell'operazione, specialmente l'associazione Bevilacqua, è avvenuta la presentazione ufficiale di questa importante opera, che possiamo dire senza essere smentiti, scritta a quattro mani tra i due comuni. Presenti per il comune di 100 il sindaco Fabrizio Toselli e per il comune di Crevalcore, in sostituzione del sindaco Broglia, l'assessore allo sport Giuseppe Tamburella. Uniti i due, ci tengono a dire, dalla comune fede sportiva calcistica, cioè tifare Roma. Sentiamo. L'assessore allo sport Tamburella, mitico, il miglior assessore allo sport che la regione Emilia Romagna abbia, proprio perché è romanista come me, e quindi siamo pochi ma buoni. Ora, due parole molto veloci, siamo ovviamente contenti, soddisfatti, poi dopo do la parola anche a Crevalcore, però insomma l'abbiamo detto, c'è stata una sinergia tra le due amministrazioni, è stata una delle prime cose. Saluto anche Silvia Balboni, che è consigliere comunale qui di Bevilacqua, che insieme anche a me ha gestito insomma proprio questa operazione della palestra. È stato uno dei primi incontri che abbiamo avuto con Crevalcore, in cui eravamo andati là per ragionare di questo intervento che era la palestra. Ci siamo trovati subito molto bene, grande sinergia, grande diciamo l'obiettivo era comune, l'obiettivo era quello di dare a questa comunità finalmente uno spazio, una palestra che potesse essere utilizzata per fare attività sportive, con uno spazio anche polifunzionale. Sono qua a rappresentare il comune di Crevalcore, semplicemente insieme al sindaco di 100, con il quale nel frattempo condividiamo la passione sportiva e siamo anche diventati amici. E siamo qui per dare il via all'inizio dei lavori della palestra. Io sono un po' anziano, anche se non sembra, qualcuno me lo dice, nel 1999 facevo l'assessore allo sport a Crevalcore e si parlava della palestra di Bevilacqua. Stiamo parlando di veramente tanti anni fa. Quindi oggi è un sogno che si realizza, ok?
È un progetto che era nell'aria da tempo, ci si lavorava, abbiamo fatto tante riunioni anche nella passata amministrazione con il Comune di Cento, ma per fare le cose ci vuole la convinzione, la determinazione e la voglia di fare che io, lo dico veramente con estrema convinzione, ho trovato nel sindaco di Cento. E questa è stata la spinta che ha avviato tutto il meccanismo. Gli accordi di base erano più o meno già impostati, il comune di Crevalcore ha ceduto al comune di Cento in comodato d'uso il terreno che era nostro, dei cittadini di Crevalcore. Abbiamo concordato che ci occuperemo noi degli arredi e delle attrezzature sportive. Il comune di Cento che cosa ha fatto? Ha voluto metterci una cosa in più. La palestra in un progetto originario era un pochino più piccola di quella che realmente poi verrà realizzata. Quindi lui giustamente ha detto: se dobbiamo fare una cosa la dobbiamo fare fatta bene. Sentiamo. Siete diventati testimoni anche della palestra, quindi avrete già anche l'invito. E devo dire, con la ditta non gli abbiamo dato troppo scampo, perché abbiamo detto 13 deve finire, cioè a Natale ci deve fare un bel regalo a noi e a tutta la comunità, quindi abbiamo detto che se la devono fare per l'Epifania vi faremo pagare un sacco di penali e quindi non va bene. E quindi già siete invitati per l'inaugurazione della palestra. Prego. Buongiorno a tutti, proprio due parole di ringraziamento soprattutto perché alla comunità di Bevilacqua, perché grazie al mio amico Claudio siamo stati io e Marina accolti già per la manifestazione di un mese fa e poi quella di oggi, veramente come se fossimo di casa, quindi veramente ci stiamo divertendo e devo fare i complimenti perché qualunque cosa ho visto organizzare qua è stata sempre organizzata con la massima attenzione ai particolari e quando le cose vengono fatte in questa maniera, riescono, la gente viene e le cose continuano. Sono contenta anche di essere qua per l'inaugurazione della palestra, perché io lavoro in una palestra e tutti i giorni metto tanta passione e quindi immagino che qui sarà una cosa uguale. E quindi in bocca al lupo per tutto e non vedo l'ora di venire all'inaugurazione per vedere anche come sarà la palestra. Quindi grazie. Una importante che con l'intervento del Comune di Cento, associato al Comune di Crevalcore, che concede il terreno in comodato gratuito e curerà l'aspetto esterno del fabbricato, tra cui anche il giardino, assumerà un ampliamento nel suo progetto iniziale. Presente anche Silvia Balboni di Bevilacqua, consigliere comunale di maggioranza, la quale attraverso il suo ruolo istituzionale ha fatto da collante con le istituzioni. Il costo dell'opera si aggirerà intorno ai 700.000 euro e la data di consegna del manufatto è prevista per la fine dell'anno. Poi, come tradizione vuole, la benedizione del cantiere da parte di Don Silvio, il parco di Bevilacqua. Novità, come segnala il sindaco di Cento, il cittadino potrà verificare l'avanzamento dei lavori dell'opera tramite una telecamera, questo nell'ottica della trasparenza e del rapporto di fiducia tra cittadino e amministratore pubblico. Sentiamoli al nostro microfono, al microfono di Marco Rabboni per TC100 Web TV. Noi amici vi salutiamo qui e vi diamo appuntamento ai prossimi servizi della nostra Web TV, la TV locale. Bene, siamo qui assieme al sindaco di Cento Fabrizio Toselli e all'assessore allo sport del comune di Crevalcore Giuseppe Tamburella. Ecco, siamo qui per un fatto importante, per un'opera che possiamo dire scritta a quattro mani tra il comune di Crevalcore e il comune di Cento. Una nuova palestra. Ma un'opera scritta a quattro mani, un'opera che dopo 20 anni parte, perché questo è il dato importante. È dal 99 che si parlava della palestra di Bevilacqua, ricordavo prima anche nella prima riunione che ho avuto qui con la Consulta di Bevilacqua, mi hanno ricordato che effettivamente ero il quinto sindaco di Cento che
annunciava l'inizio della palestra, quindi è una grande soddisfazione essere oggi qua insieme agli amici di Crevalcore, insieme all'amico Tamburella, assessore allo sport del Comune di Crevalcore, che ringrazio insieme al sindaco Broglia per la totale collaborazione che c'è stata, e credo che sia una bella sinergia tra comuni e la dimostrazione che quando due comuni lavorano insieme poi i risultati si portano a casa. Ecco, assessore, anche per il comune di Crevalcore a soddisfazione, perché come diceva lei nel discorso, diciamo così, di apertura oggi, anche nella sua anzianità di servizio, se ne parlava già nel 99 quando lei si è insediato. Sì, in effetti, come dicevo prima, è un sogno che si realizza. Ma un sogno che si realizza grazie alla determinazione e alla convinzione espressa dal sindaco di Cento Toselli, che come ha già anticipato, la prima volta che si è presentato in frazione, preso atto di questa necessità, ha preso in mano la questione concretizzandola, e la dimostrazione è proprio questa mattina dove ci siamo ritrovati per porre la prima pietra di questo edificio tanto atteso alla frazione. Siamo partiti da qui perché era effettivamente tanti anni che e comunque insomma una palestra è uno spazio per far vivere comunque una frazione. Dopodiché è chiaro che ci sono tante altre cose sulle quali col Comune di Crevalcore ragioneremo senza problemi. Cioè, abbiamo dimostrato che al di là delle appartenenze politiche contano i progetti, contano le idee, contano le persone. E come dicevo prima, abbiamo avuto la fortuna di avere all'interno del Comune di Crevalcore sindaco, assessori, veramente le persone con le quali ci si è trovati d'accordo immediatamente. Bevilacqua è una frazione viva, è una frazione sulla quale comunque sia noi che loro vogliono investire, quindi sicuramente ci sono tanti altri problemi e cercheremo di risolverli. Ecco, una risposta importante anche perché ricordiamo siamo nel cratere, perché 5 anni fa qui anche specialmente nel comune di Crevalcore è stato colpito fortemente dal terremoto. È una risposta, possiamo dire, questo investimento per la comunità. Assolutamente sì, è una dimostrazione della voglia, della capacità di reagire a questo triste evento che ha colpito tutto il nostro territorio, compreso il comune di Cento. Ancora c'è qualche casettina di legno di qualche attività commerciale che è lì pronta per essere rimossa, perché qui anche qui le attività hanno ripreso la loro sede originale. E quindi, come diceva il sindaco, è una bella frazione, una frazione viva, vivace, piena di giovani, con associazioni molto attive, e ci sono tutte le condizioni per fare davvero delle belle cose anche in futuro. Diciamo che un altro particolare, perché secondo me è interessante, che insieme al Comune di Crevalcore abbiamo deciso di mettere una telecamera, perché questo è secondo me un aspetto che mi piace sottolineare, perché con questa telecamera ci sarà l'opportunità per tutti i cittadini del Comune di Cento, tutti i cittadini del Comune di Crevalcore, di potersi collegare con il sito ovviamente del rispettivo comune per poter vedere, ci saranno 5 immagini al giorno, poter vedere e anche seguire quelle che è l'evoluzione insomma dei lavori. Quindi credo che la trasparenza che sia Cento che Crevalcore, ma tutti i comuni anche del cratere, hanno dimostrato durante la ricostruzione legata anche alle donazioni, sia importante anche su un'opera così. E quindi secondo noi è una novità da sottolineare, una novità importante, trasparenza totale, quindi da casa uno vedrà appunto l'evoluzione che ci porterà insomma a Natale ad avere la palestra. Niente, possiamo dire senza ombra di essere smentiti, appuntamento a fine anno per l'inaugurazione dell'impianto. Faccio una battuta, sono anche particolarmente contento di avere l'assessore Tamburella, perché da romanista a romanista è difficile, siamo pochi ma buoni, quindi quando si trovano altri romanisti si è sempre felici. Un grande piacere anche questo. Molto bene, buon lavoro. Grazie.